l'Europa, che è il continente più forte del mondo, sta balbettando davanti alla crisi. Perché? Perché ha perso la sua materia prima, cioè la solidarietà e il progetto comune. E si è messo in una situazione del tipo 10 piccoli indiani all'Agatha Christie a 1-1 e ha smarrito l'idea di essere sullo stesso treno, in vagoni più comodi o meno comodi, ma sullo stesso treno, che in questo momento va verso il segno meno. Io non credo che qui si tratti di litigare fra tedeschi, italiani o francesi. C'è il problema opposto, come mettersi d'accordo per una correzione delle politiche fatte fin qui. L'opinione pubblica tedesca ha ragione quando pensa che in alcuni paesi non si è approfittato del calo dei tassi dopo l'euro per fare riforme e per aggiustare le cose di casa. È vero? Per noi in Italia questa è la colpa di Berlusconi, che ha sprecato l'occasione dell'euro in 10 anni di governo. Alla Germania direi anche, all'opinione pubblica tedesca, attenzione, voi che siete stati bravi a fare i compiti a casa, tuttavia nel quadro dell'euro avete trovato dei vantaggi incomparabili rispetto ad altri, e adesso vi trovate con un mercato europeo in recessione e con un andamento dei tassi che, se ancora per un po' fossero quasi negativi in Germania mentre noi paghiamo il 4 o il 5, sarebbe un guaio per tutti e due, perché alla fine queste diventano bolle. Ci sono due o tre cose che stanno nelle piattaforme dei progressisti, ma che possono essere, diciamo, mediate anche con altre posizioni, e ragioniamo in modo amichevole, no? Cosa stiamo a fare? Le battute adesso, ecco, ripeto, io, quello che dice Berlusconi non voglio neanche pensarci, perché non, mi pare, con tutti i guai che abbiamo, ecco, andarsene a cercare degli altri mi pare francamente uno sport poco serio.